Domenica 23 agosto. Ci portiamo con il Signore e i Suoi discepoli a Cesarea di Filippo, una zona verdeggiante e lussureggiante del nord della Terra Santa. E allora anche noi qua vogliamo ascoltare questo bel Vangelo dalle parole stesse di Matteo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. La gente, chi dice che io sia? È l'interrogativo che Gesù pone ai suoi discepoli, ma subito li interpella ancora più personalmente. E voi, chi dite che io sia? Ecco una domanda che oggi il Signore stesso rivolge proprio a me, proprio a ciascuno di noi. E allora siamo chiamati a interrogarci: chi è per noi Gesù? Il Messia? Una persona estranea? Da onorare e da pregare? Un traumaturgo? Colui che risolve i nostri problemi? O colui che cammina con noi,
colui che ci accompagna passo passo, colui che ama e muore per ciascuno, colui che dona tutto di sé perché io abbia in pienezza la sua grazia. Certo, è un cammino, un percorso interiore e comunitario, quello che tutti siamo chiamati a compiere per rispondere a questo interrogativo. E allora è bello ogni domenica ritrovarci alla messa per sentirci insieme in questa ricerca, per insieme camminare, perché solo insieme possiamo amarci gli uni gli altri come il Signore ci insegna ad amare. O Maria dal cuore giovane, insegnami il tuo sì. Vorrei correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il mio passo. Vorrei cantare la melodia della gioia, ma conosco soltanto pochissime note. Guidami, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza colma d'amore. O Maria dal cuore giovane, aiutami a riconoscere l'ora della mia annunciazione per dire il mio sì insieme a te. Stammi vicino per ripetere oggi: eccomi, Signore, avvenga di me secondo la tua parola, parola d'amore e di gioia per me. Così sia. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona domenica a tutti.